il procedimento amministrativo in corso in provincia di Piacenza, che dovrebbe dare la valutazione di impatto ambientale sul progetto di Buzzi Unicem, è fermo al 29 dicembre, data dell'ultima riunione, data in cui sembrava che l'azienda volesse chiudere a tutti i costi la partita sul progetto, dopodiché il silenzio più totale. Capiamo che nel frattempo si è intervenuta la legge di riordino regionale che istituisce il nuovo ente ARPAE in cui vanno tutte le funzioni ambientali e quindi i dipendenti della provincia siano molto occupati a spostare le funzioni dalla provincia in capo alla regione e quindi ci possano essere dei rallentamenti sui procedimenti, però 3 mesi di silenzio effettivamente sono molto preoccupanti, soprattutto perché noi non stiamo con le mani in mano. Noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale di accesso agli atti per avere il verbale di quella riunione del 29 dicembre e ad oggi non ci è ancora arrivato nulla. Faremo ancora un sollecito, però è molto preoccupante che in 3 mesi non ci sia data la possibilità neanche di leggere il verbale di quella riunione. Questo è scandaloso perché questa è la partecipazione intesa dalle nostre istituzioni che dovrebbero tutelare prima di tutto i cittadini. Noi però non stiamo con le mani in mano. E in questo periodo abbiamo anche scritto chiaramente agli assessori della giunta regionale, apportando tutte quelle che erano state le nostre critiche al progetto e quelle che sono le nostre posizioni, perché questo progetto dovrà essere valutato in sede politica dagli assessori della giunta regionale. Ho incontrato personalmente all'inaugurazione, alla posa della prima pietra dell'ospedale di Fiorenzuola, l'assessore Paola Gazzolo, il presidente della regione e l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna. L'assessore Paola Gazzolo personalmente mi ha detto che noi saremo contenti, virgolettato. Io spero di essere contento. Noi abbiamo ricordato a queste persone che loro hanno votato il principio di precauzione, che vuole che questo progetto non sia approvato, perché dal nostro punto di vista è assolutamente peggiorativo.